Benvenuti a Business 24, la TV del lavoro, e benvenuti a una nuova puntata di Top Secret. Gli imprenditori di successo, quelli al top della loro carriera, vengono qui a raccontare la loro azienda. Questa sera andiamo ad esplorare il settore dentale, un settore di nicchia molto importante, e lo facciamo con un'azienda che arriva da Bologna, si chiama New Anchorvis. Con noi c'è Davide Cantoni, che è il suo amministratore delegato. Buonasera, benvenuto. E il benvenuto anche a Laura Innocenti, che è la responsabile marketing. Grazie, buonasera. New Anchorvis, e siamo a Bologna. La storia di questa azienda, come nasce? Laura, so che lei ce ne vuole raccontare una buona parte. Sì. E New Anchorvis è un'azienda made in Italy al 100%, ci piace definirla anche bolognesissima, perché non solo siamo nazionalisti ma anche molto campanilisti, che esplica la sua attività nel comparto dentale già da oltre 70 anni. L'azienda è stata infatti fondata nel 1948 e si è posta subito al servizio del comparto odontotecnico, ma di fatto è a partire dai primi anni 2000 che comincia a connotarsi come l'azienda che conosciamo oggi, e cioè una New Anchorvis pioniera delle tecnologie digitali applicate al comparto dentale. Questa data è sintomatica per noi, perché corrisponde alla entrata alla guida dell'azienda di Davide Cantoni, che credo sia la persona migliore e più adatta per descrivere la storia di New Anchorvis, che dal nostro punto di vista è una storia di cuore, di passione e di pancia anche, in un certo qual modo. E allora Davide è entrato in azione, in scena, in quegli anni, Davide, ovvero nel 2000. Dopo gli studi ha iniziato a lavorare in questa azienda, per poi nel 98, diciamo, preso le redini in una piccola azienda, già allora nel dentale, dedicata nel settore del dentale, eravamo in quattro, era veramente una piccola realtà. Poi nel 2006 è stato l'anno in cui probabilmente le mie ambizioni, la mia voglia di cambiare un pochettino il percorso di questa piccola azienda, e ho fatto questa scommessa nell'entrare nel mondo del digitale, che oggi parlare del digitale è quasi diventato la normalità, ma la realtà dei fatti in quegli anni era assolutamente un qualche cosa di veramente poco conosciuto. È stata una scommessa che per oggi siamo qui che la stiamo raccontando, quindi è stata una scommessa vincente. Tra l'altro un settore molto complesso, un settore di nicchia che vi vede ovviamente anche al centro di un mercato dove ci sono tantissimi, certo, competitor. Certo. Ecco, come vi trovate, come vi muovete? Certo. Beh, io non ho mai amato tanto il confronto con i competitor. Da imprenditore lo faccio, lo devo fare ovviamente, però cerco sempre di trasmettere al mio gruppo che quello che è fondamentale fare è imparare a far bene quello che noi facciamo, e quindi puntare molto sui dettagli. Ovvio che io fin dall'inizio ho puntato tantissimo sulla nicchia, sulle cose complesse, mi piacciono da sempre le sfide e mi appassionano. E con questo percorso siamo riusciti a costruirci un percorso complesso dedicato alle esigenze del mercato, con ovviamente una caratteristica fondamentale del nostro percorso di lavoro, che è la velocità, perché tutto il nostro lavoro ha un'esigenza incredibile, che oltre che avere la precisione è la velocità del servizio, che spesso precisione e velocità non combinano molto fra di loro, e questo credo che sia uno dei nostri punti di forza. Quindi stavo per dire un punto di forza a tutti gli effetti. Un altro punto di forza sicuramente però è il marketing, che sicuramente la responsabile marketing Laura Innocenti mette in moto tutti i giorni, e soprattutto anche in un periodo, sì, particolare che abbiamo tutti attraversato, e soprattutto il vostro settore ne è stato coinvolto. Assolutamente. Nel periodo di crisi legata a questa emergenza Covid, che purtroppo non si è ancora conclusa,
Noi non abbiamo ritenuto opportuno applicare alcun tipo di strategia di marketing o commerciale particolare. Abbiamo piuttosto sentito venirci proprio dal cuore la volontà di creare un senso di solidarietà nei confronti dei nostri clienti, con i quali da sempre, e questo per tornare alla domanda precedente mi sento di aggiungere, è sicuramente un altro punto di forza che ci caratterizza rispetto agli amici e anche ai nemici che sono presenti sul mercato, perché New Anchorvist da sempre ha voluto instaurare un dialogo aperto e sincero con i propri clienti, che si è tradotto spesso nella risoluzione di problemi, nella creazione di nuovi servizi, prodotti da porre sul mercato in risposta alle loro istanze, e anche nella percezione dell'azienda New Anchorvist come di un team di persone professionali, appassionate del proprio lavoro e con le quali è facile entrare in relazione. E dunque, seguendo questo fil rouge, abbiamo pensato, giusto appunto durante il periodo del lockdown che abbiamo scelto di osservare, perché l'azienda sarebbe potuta rimanere aperta tranquillamente, e di proprio creare, come dicevo, un senso di resilienza comune, perché purtroppo questa situazione ci ha reso tutti uguali. Quindi noi abbiamo deciso, attraverso soprattutto i nostri canali social, Facebook in particolar modo, con delle live alle quali ha partecipato anche Davide, di raccontare il nostro modo di sentirci, forse anche un po' per esorcizzare la paura, ma sempre con la volontà di dire: ragazzi, uniamoci, facciamoci forza e andiamo avanti con fiducia e con speranza. Detto questo, mi riallaccio alla domanda precedente, dove sarei voluta intervenire ma non l'ho fatto in tempo. Altri punti di forza che ci caratterizzano sul mercato e che fanno comunque sempre riferimento a questa volontà di essere in linea con le aspettative del cliente, c'è attualmente il fatto che noi processiamo una varietà di prodotti e servizi che non è uguale sul panorama nazionale, che è il nostro mercato di riferimento. Quindi attualmente abbiamo 5 linee di prodotto, 2 sono quelle rappresentate dall'originario core business dell'azienda, cioè la produzione di ancoraggi dentali, a cui fa seguito la proposizione di componenti protesici, di cui attualmente abbiamo a catalogo 950 articoli, che è una cosa davvero atipica. E poi, entrando nel vivo delle produzioni tecnologiche, per così dire, abbiamo la possibilità di realizzare dei dispositivi con tecnologia CAD-CAM e tecnica di fresatura, con tecnologia CAD-CAM e tecnica 3D printing, affiancando a quest'ultima anche la produzione di dime chirurgiche. Qui entriamo nel mondo della chirurgia computer guidata, che è un mondo assolutamente di nicchia nella nicchia e che nell'universo New Anchorvist si chiama Life Solutions. Complimenti, perché è un settore molto complesso. Ricapitolando, come diceva l'amministratore delegato Davide Cantoni, si tratta sicuramente di un lavoro molto complesso, con interventi complessi, dove vi diversifica dai competitor la velocità di attuazione di questi interventi che dovete appunto fare su misura di chi ve li richiede. E poi molto bene Laura Innocenti, che ci ha illustrato che cosa è successo durante il periodo del lockdown, la solidarietà, assolutamente, ma soprattutto anche la trasparenza, che in qualche modo io leggo fra le righe nella vostra New Anchorvist. È vero che c'è assolutamente un'onestà, come dire, nei confronti delle persone con cui collaborate. Certo, è assolutamente così. Bene, sì. Fa parte della filosofia aziendale, però, ecco, questo modo di porsi, Laura, sì, nei confronti dei vostri clienti. Sì, fa parte proprio del nostro modo di approcciare al mercato, e la filosofia aziendale di New Anchorvist è una filosofia molto semplice e nello stesso tempo articolata. È semplice perché è votata, ed è proprio nel nostro DNA questo atteggiamento, a un cambio repentino nelle proprie attività, che per noi si deve necessariamente tradurre in un miglioramento. Quindi è un costante uscire dalla nostra zona di comfort. E anche se potrebbe sembrare una risposta di manierata la mia, no? Vabbè, tutti dicono che bello, vogliamo migliorarci, fare di più. In effetti per noi corrisponde a verità, e qualche dato veloce.
su cui riflettere. L'azienda parte negli anni 2000 con Davide e altre tre persone. Oggi New Anchorvis nel 2020 conta 65 risorse, a cui a brevissimo se ne aggiungeranno altre 10. E questo significa, con l'ampliamento delle linee di prodotto di cui te stavi ho parlato, che davvero c'è stata una volontà che si è tradotta in fatti di migliorare, di dare sfogo alle nostre ambizioni e anche di strutturarci, come si suole dire, in maniera moderna e organizzata al nostro interno. Quindi diciamo che i fatti sostengono davvero questa volontà di nuove sfide, di miglioramento sul campo, diciamo. Da questi fatti immagino che ci sia una forte squadra dietro l'azienda. C'è una forte squadra perché cambiare pelle continuamente su dei prodotti dove noi abbiamo puntato sulla individualizzazione di prodotto e cambiare anche quello che va bene, perché per noi è la sfida nel innovare continuamente, è complesso, è difficile ed è molto faticoso. E qui mi voglio prendere un po' di il gusto di raccontarvi dell'orgoglio che provo per questa squadra, perché il mio entusiasmo, la mia passione, la mia voglia di costruire all'interno dell'azienda, credo di essere riuscito a trasmetterla al mio team in una maniera veramente trasparente. E oggi quello che vedo, che se fino a qualche anno fa la New Anchorvis era Davide in un certo modo, oggi vedo che la New Anchorvis è il team, ma il team nel vero senso della parola, ed è un percorso che mi riempie d'orgoglio, perché con questo gruppo oggi si può veramente pensare a fare delle cose importanti, perché tutti hanno capito il loro ruolo in azienda. Tutti. E con responsabilità lo portano avanti, sì. Questa è la squadra. È proprio così. E quindi è quello l'aspetto vincente, sicuramente, al di là del fatto, insomma, che trattate anche una tipologia di prodotti particolari, certo. Perché sono ovviamente prodotti di nicchia e mi pare di capire che c'è anche molta tecnologia, c'è anche molto investimento, certo. nel vostro lavoro. C'è molta tecnologia, c'è molto investimento, ci sono tantissimi progetti, perché se ci colleghiamo a quello che dicevamo poc'anzi, il cambiare continuamente per migliorare genera progetti su progetti. La nostra è un'azienda che in pancia ha continuamente dei progetti, appunto, e questo tipo di percorso oggi ci ha messo proprio nella condizione di poterci dedicare nel dettaglio del problema, perché è proprio quello che stiamo cercando di fare, per chiudere il cerchio su tutto quello che stiamo cercando di portare avanti. Beh, questo direi che fa parte del futuro. Laura, che cosa voleva aggiungere? Sì, vorrei aggiungere che quindi se da un lato c'è la volontà di consolidare dei progetti che hanno preso forma nel corso degli scorsi anni e che vengono costantemente rifiniti anche sulla scorta dei feedback che ci vengono dal campo, no? I nostri clienti sono per noi la cartina di tornasole di tutto quello che stiamo facendo. E dall'altra c'è anche la volontà di dare una risposta forte a questo periodo che ci ha imposto una serie di riflessioni importanti, e quindi stanno profilandosi già diciamo le fisionomie di due nuovi progetti che ci terranno impegnati nei prossimi anni, sicuramente il prossimo biennio, che sono la risposta di New Anchorvis, coltello fra i denti, all'emergenza Covid. E questo ci fa chiaramente ben sperare, ci fa anche credere che i nostri clienti apprezzeranno questo nostro piglio determinato, ci seguiranno e continueranno ad interagire con noi come hanno sempre fatto, anche talvolta trovando in noi delle risposte in termini di produzione di prodotti proprio richiesti specificamente per un caso in particolare, che sono andati anche al di fuori dall'introito che potevamo trarne. Quindi c'è un impegno, insomma, molto, sì. Molto aperto, sì. Una disponibilità, ecco, assolutamente, da parte vostra. Ed è con questa intenzione che andremo avanti con i nostri progetti nuovi. E allora a questo punto la domanda che ovviamente rivolgo a entrambi, mi risponderete entrambi: qual è secondo voi il segreto del successo della vostra New Anchorvis? La premessa, che è una domanda che mi imbarazza per quanto mi piace. Il segreto devo mettere assolutamente davanti a tutti la squadra. Lo dicevo prima, il team oggi, il segreto di quello che noi stiamo facendo è assolutamente dettato dalle competenze che nel frattempo sono cresciute
e dall'entusiasmo e la paura di non di crederci sempre, e questo è il vero segreto. Poi la visione, quella che in un certo modo mi contraddistingue, quello che io chiamo il fiuto, la capacità di avere sempre davanti agli occhi l'obiettivo da raggiungere. Questo mi ha permesso, a differenza di quelli che pensano in molti che io mi butto nel buio, io non mi getto mai nel buio, ho la visione chiara di dove voglio andare, quindi so bene dove metto i piedi. Questo però mi ha permesso negli anni di non avere paura, di avere molto più coraggio nell'investire in tecnologia, ma investire per davvero in risorse umane e in innovazione, perché poi comunque la nostra azienda innova continuamente. E quindi questo le trovo che sono le chiavi vincenti. Poi un po' di fortuna, quella io credo che ci vuole sempre, e la positività che è dentro di me da sempre, quindi grazie al cielo, ma trovo che per un imprenditore sia anche un dovere nei confronti della squadra. La positività, ma anche la fiducia, certo, nei rapporti che si creano, credo proprio con le persone che si rivolgono alla vostra azienda per il vostro know-how, quindi per quello che sì, voi certo siete in grado di offrire. Laura Innocenti, qual è secondo lei però il suo top secret? Anche il suo personale? Allora, il mio personale è di fare sempre con passione e con cuore il mio lavoro. Ed è, credo, il segreto che accomuna la squadra New Anchorvis, la quale è fortunata nel poter credere, questo è un altro elemento, credo, del successo della nostra azienda, in una persona che ha una visione lungimirante del mercato, a volte anche dettata da delle sensazioni che sono di pancia, ma che si rivelano essere fruttuose ed indovinate, e che lascia spazio anche alle intuizioni delle persone che fanno parte del proprio team. Credo che il segreto sia questo: crescere insieme, crescere forti, credendoci sempre. C'è qualcosa di nuovo, di imminente che state per varare? Sentivo prima, no, dal racconto anche di Laura, persone nuove che si aggiungono all'azienda, figure professionali nuove? Sì, certamente sì. L'azienda, come dicevo prima, è cresciuta molto velocemente e ovviamente quando si cresce c'è necessità di strutturarsi, di darsi delle regole non troppo rigide, perché noi siamo un po' refrattari alla rigidità, e anche di andare a rafforzare dei comparti che sono evidentemente chiave all'interno di una azienda produttiva come la nostra, quindi sicuramente ricerca e sviluppo al top, e parte tutta dedicata all'education, quindi abbiamo un progetto che sta prendendo sempre più forma, dedicata proprio alla formazione, perché noi riteniamo che sia fondamentale creare una sinergia etica tra il mondo odontotecnico, il mondo clinico e l'industria, ed è soltanto padroneggiando i flussi digitali che governano il nostro comparto negli anni 2020 che si può ottenere un risultato veramente che ci traghetterà in un futuro che è già domani. Certo, il futuro è dietro l'angolo, anche se è stato un anno un po' particolare, sì, che però in qualche sfidante modo ha dato modo a imprenditori come voi di riflettere, di pensare, di trovare, sì, appunto anche dei nuovi spunti che siano utili all'azienda e utili anche alla vostra clientela. La formazione è molto importante nella squadra. Certo, è un anno particolare, duro, durissimo per tutti. Però un anno, appunto, come lei diceva, che ci sta dando degli spunti e anche una visione di tantissime opportunità, perché c'è un cambiamento imminente nel mercato, il digitale prenderà sempre più forma e, come dire, c'è positività anche in questo, nonostante il periodo.
Quindi un cambiamento positivo in ogni caso, insomma, prendiamo in ogni caso, il meglio, sì, di prendiamo quello, il meglio di quello che abbiamo vissuto, esatto, con la vostra filosofia aziendale, esatto, con il vostro know-how che è in crescita evidentemente, insomma la vostra azienda è destinata ad evolversi sempre più con gli investimenti importanti che immagino siano quelli del vostro settore. Bene, allora grazie naturalmente per essere stati qui con noi. New Anchorvis, lo ricordiamo, l'azienda che ha sede a Bologna. Ringrazio Davide Cantoni che è l'amministratore delegato di New Anchorvis e ringrazio anche Laura Innocenti che ci ha dato una bella fotografia e soprattutto una testimonianza di grande passione che accomuna tutti, credo. Sono contenta in qualche modo si arrivato il si sentimento capisce, della nostra si azienda. Si capisce la grande passione che muove la vostra azienda. Buon lavoro, buon rientro. Grazie mille. Ricordo ai nostri telespettatori l'appuntamento con Top Secret, altre puntate, altre imprese, altri imprenditori con altri racconti e con Business 24, la TV del lavoro. Vi ricordo che potete seguire le nostre puntate sul canale YouTube oppure sul nostro sito e vi ricordo che naturalmente saremo qui ancora una volta domani sera a partire dalle 20 per parlare di lavoro. Grazie.